Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su The Sims 4 nella nostra seconda stagione. Ok, vediamo subito, i nostri Sims sono svegliati dopo aver dormito per la prima volta nella loro tenda. Vediamo, la nostra Alice intanto sta cucinando qualcosa perché naturalmente è abbastanza affamata, mentre le nostre due gemelline stanno correndo a farsi una doccia perché puzzano. Ok, intanto la nostra Alice sta cucinando qualcosina. Vediamo, ok, sta cucinando tipo degli hot dog. Eh sì, purtroppo. Intanto mettiamo anche chiama a tavola, perché purtroppo sono affamati un po' tutti. Vediamo, ok, qualcuno qua intanto... No, rilassati, no, devi andarti a fare la doccia, ho detto. Doccia, prego. Mentre la nostra Ariano, ok, in bagno, mentre potrà mangiare appena torna a casa. Vediamo un po' la casa dov'è. Ecco qui, intanto sta cucinando anche il nostro amico Zest. Seleziona qui, perfetto, gli hot dog. E facciamo, prendi una porzione. Ok, intanto lei sta aspettando, ma anche lei appena torna prenderà una porzione. Ok, dobbiamo un po' far mangiare i nostri sim. Intanto un po' di socialità. Dai, facciamo, non lo so, manda a casa, racconta una storia coinvolgente. Mentre naturalmente devi mangiare, attenzione Zest, devi mangiare anche tu magari i tuoi dolci hamburger. Dai, prendi una porzione insieme. Prendi una porzione, no, per i fatti tuoi, dai. Ok, dai, papà e mamma hanno cucinato qualcosina di buono. Dai, mangiate, non avete vergogna. Non abbiate vergogna. Dai, parla anche con mamma. Dai, parla della scuola che non hai ancora mai visto. Magari qualcosina di nuovo. Dai, socializzate. Siamo in vacanza, ragazzi. Ok, intanto a breve dovrebbe tornare anche Eleonora Ferro. Vediamo un po' se ancora si sta ancora lavando. Tornerà a breve a casa. Ok, bene, sta ritornando anche lei. Ok, qua intanto si mangia e si socializza, come potete ben vedere. Ok, anche la nostra Alice continua a socializzare. Bene, arriva anche la nostra Eleonora che mangia qualcosina. Dai, parla anche con la tua sorellina. Dai, insultano, condividi un segreto. Ok, dai, socializza naturalmente anche con la tua mamma. Vediamo un po'. Parla dell'animale preferito, che animali ancora non ce ne sono nel gioco. Vediamo un po', dai. Vediamo un pochino. Ok, vedo che la socialità non è che stia aumentando. Non stanno ancora socializzando. Oh no. No, mangia e basta. Questo è tutto? Cioè, mangi? Lo sai che puoi fare più cose insieme? Ok. Vediamo un pochino. Dai, socializzo con la tua sorellina. Bene, come potete ben vedere, tutti quanti stanno socializzando. Questa parola, vediamo, è da parte sua. Vediamo, abbiamo disagio per insetti fastidiosi nel bagno pubblico. E purtroppo, sì, lo so, è una cosa brutta. Ok, vedo che i nostri sim stanno abbastanza bene. Qua ci sono problemi di divertimento. Beh, possiamo andare a breve dove vogliamo. Vediamo, Zest, vai un secondo in bagno. Scusami, lascia la conversazione e vai in bagno. Da questa parte vediamo le due sorelline che amano fare aromanzia. Ok, sì, è una cosa abbastanza bella, dai. Almeno, cioè, amano stare nella natura. Intanto qua problemi di divertimento. Magari ti puoi unire a loro, scusami. Manda altre scelte, attività di gruppo. Racconta una storia di gruppo. Fiaba su un serpente, una storia di avventura sul possente capitano Flint. No, non possiamo raccontarla a loro, vero? Vediamo un po'. Ah no, pure tutte e due. Manda a casa, no, altre scelte. Malizia buffo. Dai, fai barzelletta, dai, non videogiocare. Puoi fare di meglio. Hai delle bambine stupende. Ok, vediamo un po'. Ah, problemi di vescica anche per lei. Io direi di mandarla subito in bagno. Così tutti quanti noi possiamo finalmente andare al parco nazionale. Sì, è quello che vogliamo fare, parco nazionale. Ok, ci andremo a breve. Intanto da questa parte vediamo il nostro Zest che sta messo bene. Abbiamo ispirazione, tensione. Ah, la nostra sim ha finito in bagno.
Perfetto ragazzi, adesso si viaggia, ok, naturalmente siamo in tingita 2 giorni, il primo ci siamo, abbiamo vissuto un po' nel nostro campeggio e adesso ci spostiamo al parco nazionale, ovvero la foresta di Granite Falls. Bene, andiamo tutti quanti, ovvero la nostra Alice con Zest e seleziona fino ad altri 7 sim, scusami, i tuoi familiari? No, aspettate, annulliamo un secondo. Annulliamo il viaggio, ok. Parla dei sogni. Sì. Perfetto. No, sì, è perfido, non ci interessa. Noi vogliamo andare dalle nostre bambine. Sì. Ok, quindi andiamo. Vai qui insieme. Perfetto, le nostre bambine dove vanno? Ah, sono qui. Perfetto, dai, spostiamoci. Oh, mamma mia, abbiamo tutti e 4 i sim ispirati. Perfetto, adesso possiamo andare al parco nazionale, perché adesso possiamo scegliere anche le nostre sim, se non sbaglio. No, perché posso scegliere solo Zest? Ehi, cioè, io ho una famiglia intera e posso scegliere solo Zest. È mai possibile? Ok, facciamo una cosa. Parla dei sogni. Ok, entriamo in conversazione. Scusami, dove sei te? Facciamo una cosa, siediti. Ok, no, torna da questa parte, vediamo un pochino. Ok, raggiunta l'abilità di socialità 3, parla con mamma. Vediamo un po', parla dei sogni. Ok, così entrate in conversazione. Attenzione, furente, il nostro Zest. Perfetto, no, vai qua, socializza con la tua figlioletta. Urla contro, no. Coccola. No, dai, coccola la tua figlioletta. Ok, vediamo un po'. Ok, com'è bello l'amore paterno. E intanto adesso potremmo facilmente andare al parco nazionale senza problemi. Vediamo un pochino. No, perché non posso scegliere le mie figlie? Ma non posso scegliere neanche mia moglie. Ok, intanto noi viaggiamo. Magari riusciamo a chiamarle grazie alle fotine in basso a sinistra. Ah, sembra strano che non posso selezionarle. Ma sarà forse un bug o forse no, oppure semplicemente tutte e 4 sono già selezionate. Forse, vedete? Ma è una cosa impossibile. Ok, intanto aspettiamo la fine del caricamento e ce ne andiamo a fare un bel giro nel nostro parco nazionale, che già abbiamo visto ed è stupendo. Sì, è molto bello. Perfetto, foresta di Granite Falls? No, abbiamo solamente il nostro sim, lo sapevo. Tanto io direi di mettere pausa. Passa al controllo di... Ah, non ce le fa... Socializza con... Cioè, non ce le fa venire fin qui? Purtroppo no, non riesco a capire purtroppo il perché. Bah. Stiamo solamente con il nostro Zest, mi sembra brutto. Vorrei far venire qui le nostre... cioè, sim. Ok, intanto il nostro sim dove sta andando? Osserva... Formica di fuoco. Attenzione, dov'è questa formica di fuoco? Cioè, dove l'hai vista? Ah, ok. Ah, sì, qui abbiamo un po' tutto. Beh, ragazzi, controlleremo solamente il nostro Zest al parco nazionale, anche se avrei molto preferito che ci fossero anche gli altri sim. Bah, mi sembra una cosa anche un po' brutta. Vediamo, intanto noi abbiamo l'abilità di erboristeria, se non mi sbaglio, vero? Quindi potremo concentrarci a migliorarla. Direi, quindi, dipende dal nostro libro che non abbiamo, che fine avrà mai fatto. Vediamo un po', c'è una libreria in zona? Ok, ce n'è questa, vediamo, apri, c'è il libro magari? Vediamo un po', mi sembra un po' difficile la cosa. Granaio della crisi, no, purtroppo no, ragazzi, non c'è. Vorrei migliorare un po' l'abilità di erboristeria, era molto utile quello al libro. Ok, intanto qua siamo furenti, però io vorrei più che altro gli altri nostri sim da questa parte. Vabbè, dai, visitiamo un po' il parco nazionale da soli, andiamo un po' a pesca, ok, siamo anche furenti, ma dovremmo passare subito a ispirati fra poco. Vediamo un pochino. Ed ecco qua, subito ispirati. Ok, quindi ci concentreremo più che altro con un sim. Intanto direi socializza con Arianna Ferro. Poi te ti mettiamo socializza con...
Arianna Ferro. E poi da questa parte socializza con Alice Ferro. Dai, socializziamo un po'. Intanto noi miglioriamo le nostre abilità di pesca. Ok, intanto i capelli abbastanza strani la nostra sim. Probabilmente. Intanto abbiamo preso un esemplare di perca gialla americana. Wow! Sembra, già dal nome sembra qualcosa di chissà cosa molto particolare. Ok, intanto una piccola fotografia per farvi vedere, mamma mia, com'è splendido questo laghetto. Intanto questa è la cascata, come la potete ben vedere, facciamo anche una bella fotografia. Intanto possiamo socializzare un po', dai, fai una presentazione amichevole. Dai, potremo farla senza problemi perché sta accanto a noi adesso. No, magari è divertente. Dai, lascia la pesca e fai un po' di amicizia. Certo, nessun tradimento, grazie. Ok, le cose sembrano andare bene. Dai, proponi un piano folle. Intanto come si chiama? Cristina Mariani. Ok, parla dei sogni. Possiamo discutere del miglior violinista. Oh, attenzione, che cos'è? Cattura insetti subito. Cioè, vabbè, finisci di socializzare. Sì. Ok, hai fatto abbastanza amicizia. Lascia. No, vai a catturare. Che cos'è? Ma è fantastica, è bella. Cioè, non è un insetto. È un super insetto. Mamma mia, un elicottero. Cosa abbiamo catturato? Voglio saperlo. È una libellula drago. Attenzione, che cos'è una libellula drago? Dov'è? Eccola qua. Raro, 600 simoleon. Attenzione, abbiamo catturato veramente qualcosa di veramente molto particolare. Cioè, una libellula drago. Chi l'ha mai sentita? Intanto, ragazzi, andiamo un po' in esplorazione nel parco nazionale. Cercando. Effettivamente non si potrebbe catturare. Però nessuno ci ha visti. Intanto, cioè, neanche questo si potrebbe fare. Sicuramente qualche fossile o altre cose simili. Eh sì, dobbiamo fare attenzione. Abbiamo disotterrato una mappa del tesoro, niente di meno. Ok, raccogliamo un po' tutto ciò che troviamo. Facciamo attenzione di non farci vedere perché in un parco nazionale, se faremmo mai una cosa simile, se facessimo mai una cosa simile, ci arresterebbero. Ma veramente, perché in un parco nazionale non potresti, uno non può toccare praticamente nulla, perché è veramente un crimine. E effettivamente hanno abbastanza ragione. Ok, da questa parte intanto possiamo raccogliere, vediamo anche da quest'altra parte, scava un tesoro. Ma andiamo a vedere se si può scavare un possibile tesoro. Ok, magari questo lo togliamo. Vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro. Sembrano degli insetti da questa parte, noi li catturiamo. Sì. Li catturiamo anche le piante selvatiche. Cerchiamo sempre di raccogliere qualcosa. Ok, intanto qua si scava. Vediamo un po'. Intanto alabastro. Ok, niente tesoro. Ah sì, effettivamente l'avevamo tolto. Intanto Alice ha guadagnato 1190 nel proprio giorno libero. Intanto Zest ha ottenuto 3 termiti che si trovano attualmente nel nostro inventario. Ok, dai, giriamoci un po' intorno. Vediamo un po' se troviamo qualcos'altro. Girando, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare da queste parti. Vediamo un po', nulla di interessante. Ok, adesso siamo alla ricerca di qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo trovato finora. E spero di trovarla il prima possibile, perché nonostante l'abbia trovata già più volte, comunque non riesco a trovarlo facilmente, ovvero la galleria che ci porterà, cioè il passaggio segreto che ci porterà avanti. Intanto dove mi trovo? Ok, mi sono perso. Ma sì, dai. Attenzione, credo che siamo abbastanza vicini, ovvero la cosa è familiare, probabilmente l'abbiamo sorpassata. O semplicemente dobbiamo ancora trovarla, quindi ci faremo spazio tra gli alberi, come potete ben vedere, fin quando naturalmente non la troveremo. Attenzione, attenzione. Ok, questo è il luogo più o meno conosciuto. Vediamo un po', giochiamo anche con lo zoom. Da questa parte intanto andiamo a catturare questa piccola rana, mentre noi siamo ancora alla ricerca del passaggio segreto che abbiamo già trovato in passato.
e stiamo cercando di ritrovarlo. Purtroppo non mi ricordo precisamente dove si trova. Eh sì, eh sì, eh sì, purtroppo mi sono dimenticato. Ok, da questa parte sicuramente no. Probabilmente l'abbiamo superato. O probabilmente l'hanno nascosto. Perché no? Perché non potrebbero nasconderlo? Mi sembra, se è raro, va nascosto. Ok, io credo che sicuramente l'abbiamo superato. Quindi dobbiamo lavorare per ritrovarlo. Attenzione, mica da questa parte. No, non è qui. Ok, giriamo in modo anche abbastanza veloce. Vediamo un po' se tipo da questa parte. Attenzione, qui. Ah no, qua è dove stava il nostro sim. Abbiamo intanto ottenuto una rana terriccio. Dove sei, passaggio segreto? Attenzione, attenzione. Facciamo sempre tanta attenzione perché l'abbiamo trovato. Perfetto, ok. E intanto qua andiamo a scavare un tesoro. Andiamo un pochino, vediamo se riusciamo a trovare, a scavare il nostro tesoro. Attenzione, intanto state prendendo cura di voi stesse, eh? Porta qui Alice. Ah, finalmente, porta qui. Porta qui, perfetto. E naturalmente ognuna diremo attenzione. Ah, ecco qua, hanno problema di energia. Ok, possiamo farle venire intanto tutte quante qui. Vediamo un pochino. Ok, intanto il nostro Zess ha disotterrato una capsula. Cosa potrebbe contenere? Beh, andremo subito a vedere. Ah no, scusate, questa non è. Eccola qua la capsula. Perfetto, aprila. Intanto questa parte che avevo messo non colloca nello scenario, no. Ok, abbiamo ottenuto un Tobor, ovvero un trofeo raro di My Sims. Attenzione, raro. 140 simoleon, ottimo direi. Fame, abbiamo problemi di fame, però più che altro a noi ci interessa esplorare al momento. Ok, vediamo un po'. Circondato da roveti, spine e quasi sicuramente pericoli, Zest può prendere una sola decisione: andare avanti o ritirarsi dall'avventura? Andremo avanti, dai. Potrà morire, non ci interessa. Mentre Zest attraversa il fogliame con coraggio intrepido, si imbatte in un ruscello gorgogliante. Deve fermarsi o pescare? Dai, continuiamo a camminare, anche se potremo pescare qualcosa di rarissimo. Ok, mentre Zest marcia di morale nella boscaglia, agitando le braccia e cantando canzoni, un oggetto scintillante attira la sua attenzione. Ignoriamo anche l'oggetto. Ok, Zest ha attraversato un muro di fogliame fino a scoprirne un antro sacro nel bel mezzo della foresta. All'interno si trova un sim misterioso. Viaggia verso il sim. Vuoi mandare Zest nel bosco fitto? Certo! Ok! Abbiamo trovato il luogo raro e sacro, dove troveremo, cioè cercheremo di trovare l'eremita che abbiamo già visto in passato in The Sims 4 Gita all'aria aperta. Ok, vediamo se riusciamo per l'ennesima volta a trovare l'eremita, ovvero una sim anziana che vive da sola in questo luogo. Ok, aspettiamo, compra di sim cliccando su una fioreria. No, ok, noi siamo giocosi. E intanto, beh, sì, dobbiamo dire di prendersi cura di loro. Intanto la vacanza sta per finire, resta solo un giorno di vacanza. Per prolungare il viaggio, scegli prolunga la vacanza dal telefono o dal computer. Beh, a noi non interessa prolungarla, dobbiamo più che altro lavorare. Intanto lui è giocoso per per la sensazione di giocosità. Perfetto, girando un po' per qui possiamo vedere che da queste parti c'è un luogo, ecco qua, questa casa. Questa casa è dell'eremita che non si trova sempre facilmente. Intanto direi di. Oh, prepara un rimedio. Ok, non possiamo. Cucina, formaggio grigliato, porzione singola perché abbiamo fame. Magari se tornerà. Speriamo che non si arrabbi. Ok, vai Zest, corri, corri! Ok, attenzione, eccola qui, ragazzi, l'eremita, perfetto. Ok, spero che non si arrabbi. Intanto chiacchiera, perfetto. Le facciamo una fotografia, ragazzi. Eccola qua, ragazzi, questa è l'eremita. Ok. Ecco qui una bellissima fotografia di lei. Intanto noi cuciniamo, siamo anche abbastanza fiduciosi.
Perfetto, stiamo anche socializzando, come potete ben vedere. Lei si sente fiduciosa e lo siamo anche noi. Intanto, grazie a lei, possiamo anche mangiare qualcosina. Grazie per l'ospitalità. Ok, intanto, stiamo ancora in una presentazione da fare. Attenzione, perfetto. Non lo so, imita una celebrità, siamo dei comici, dopo tutto. Poi possiamo discutere del miglior violinista. Vediamo un po'. Di cosa si intende la nostra Sim? Che dite la sua giornata? La nostra eremita. Perfetto, intanto pietra miliare completata, attenzione. Ok, adesso possiedi un microfono. Ok, i microfoni sono acquistabili in una ok, e otterremo praticamente comediante emergente. Wow. Ok, non stavo proprio pensando a questa aspirazione, e comunque la porteremo avanti. Intanto noi mangiamo perché abbiamo abbastanza fame, poi utilizziamo anche il bagno, sempre se non dispiacerà alla nostra eremita, la nostra signora. Ok, intanto andiamo in bagno, siamo anche abbastanza stanchi, lei è andata addirittura a dormire. Intanto direi, se è possibile, raccogliere qualcosa nel suo giardino. Ma mi sembra che non si possa prendere... Ah, no, qualcosa si può raccogliere. Ma sembra poco e niente, vero? Sì, probabilmente avrà già raccolto tutto lei. Ok, noi cerchiamo di trovare qualcosa, però. Ok, qualcosa che ci potrà servire. Ok, direi di magari, ecco qua, da questa parte, di continuare a scavare, di trovare sempre qualcosa di nuovo. Vediamo se c'è qualche altra particolarità, abbiamo un piccolo giardino. Da questa parte direi intanto di catturare questi insetti. Ok, vediamo, da questa parte abbiamo disotterrato una capsula, che andremo naturalmente ad aprire stesso adesso. Facciamo apre, intanto cerchiamo di catturare quegli insetti anche un po' più rari. Vediamo un pochino cosa abbiamo ottenuto. Ah, ok, due di semplici libellule, intanto altro trofeo My Sims. E cerchiamo di pescare qualcosa di raro in questo laghetto. Dai, vai a pesca. Ok, siamo troppo stanchi, anche le nostre Sim probabilmente, ecco qui, stanno ancora alla foresta di granite forse e non possono andare a dormire. Ecco, anche il nostro Sim è abbastanza stanco, facciamo giusto pescare un po' per ottenere qualcosa. Intanto Zest ha appena preso un esemplare di una tela impermeabile da doccia. Wow, praticamente una doccia abbiamo ottenuto. Ma grandissimo il nostro Sim, come cacchio hai ottenuto una doccia? Cioè sei magnifico. Intanto la vacanza sta per finire, restano solamente 4 ore. Ok, non ci serve nulla dormire, in poche parole. Tanto fra 4 ore ce ne torniamo. Ok, quindi lasciamo fino alla fine della nostra vacanza. Il nostro Sim addirittura si è addormentato in mezzo alla natura. Vediamo, facciamo anche una bella fotografia. Ok, come sei bello. Intanto potresti accendere il fuoco. Dai, accendi. Dai, lo so che vuoi accendere il fuoco. Perfetto, passa del tempo. Ok, riscaldiamoci un po', soprattutto in questo periodo davvero molto freddo. Ok, magari puoi giocare con il fuoco. Ok, vediamo un pochino. Perfetto, intanto è arrivata la nostra signora eremita. Cosa vuole? Vediamo, stiamo giocando con il fuoco. Lo so, è bellissimo, lo so. Ok, dai, socializziamo un po' anche, vediamo, discuti delle tecniche di fitness, anche se non interesserà nulla la nostra amica. Magari potresti parlare, non lo so, del miglior violinista. Cioè, te ne intendi il violino? Forse sì, forse no. E intanto, vediamo, la nostra vacanza sta quasi per finire, dovrebbe finire verso le 8, addirittura un abbraccio, wow. Barzelletta toc toc. Ok, no, non voglio prolungare la nostra vacanza. Termina la nostra vacanza, ragazzi. Ok, abbiamo visto 2 giorni di vacanza dei nostri Sim, come avete potuto ben vedere. Abbiamo visto il parco nazionale, abbiamo visto la casa dell'eremita e abbiamo visto, il campeggio. Più o meno quello che ci offre questo game pack. Naturalmente ci sono da esplorare l'abilità di erboristeria anche grazie alle varie piante che sono state aggiunte, anche i nuovi pesci, naturalmente tutti i rimedi che si possono fare con l'erboristeria. Io direi che, ragazzi, che per questo video è tutto, si ritorna di nuovo alla vita normale
E ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.